L'evento più longevo nel suo genere, fatta eccezione per il Derby del Cuore, è stato presentato oggi a Catania, a Palazzo Platamone. Parliamo di beneficenza del quadrangolare calcistico in programma mercoledì 15 aprile allo Stadio Massimino alle ore 10.30, con 15.000 biglietti già venduti. Anche sul campo vedrà protagoniste appunto quattro selezioni: la nazionale artisti TV, la All Stars siciliana, il Dream Team e la nazionale dei giornalisti. Madrina dell'evento sarà Giuliana Moreira. Ospite d'eccezione: Lorenzo Fragola, già vincitore del programma X Factor. Manifestazione vera: un gol per la solidarietà, trofeo BET Pro che compie dieci anni a conferma di un lungimirante progetto, quello ideato dall'Agenzia Italia Eventi di Luca Napoli, il cui ricavato, sino ad oggi, è stato versato a ben 25 famiglie catanesi, con un reddito pari allo zero attraverso assegni mensili, spendibili solo nei supermercati Eurospin. Dal punto di vista artistico, è più facile chi non sarà presente alla partita, visto che ogni anno veramente tanti personaggi vengono a giocare questa splendida manifestazione. Ormai è giunta la sua decima edizione, ricordiamo. Il primo anno, il 31 gennaio del 2004, ci fu la prima edizione. Quindi, quest quest'anno questo trofeo Bet Pro promette scintille. Dieci anni sono duri, belli, ma ricchi di tante soddisfazioni. Perché, comunque, ricordiamo che lo scopo principale e il motivo per cui nasce questa iniziativa è la beneficenza a favore di queste famiglie catanesi con un reddito pari a zero nell'80% dei casi. Abbiamo partecipato ad una conferenza stampa finalmente non ingessata, lontano dagli schemi classici della rituale presentazione di un evento, quasi un talk rettemato e vivace a Palazzo della Cultura, sottolineata anche l'importanza di fare qualcosa per la città che sta attraversando un momento tutt'altro che brillante, con gli interventi dell'assessore allo sport Valentina Scialfa, di Orazio Arancio, di Max Vinti, dei consiglieri comunali Zappalà e Mirenda. Dell'organizzatore Luca Napoli e di alcuni rappresentanti degli sponsor come Angelo Maugeri di EcoGruppo Italia e Giuseppe Belluomo di PSV Antincendi. Per quanto concerne le presenze, il record da battere? Degli spettatori? Purtroppo non è una risposta che posso dare perché sono molto scaramantico da questo punto di vista, però sicuramente post manifestazione faremo una conferenza stampa, come sempre.